4, 3, 2, 1. Sono partiti, questa volta tutto regolare, sono fermati però già fermi San Benedetto. Partenza valida, partenza valida, partenza valida. San Luca. Con San Giovanni, San Giorgio, San Paolo, San Giacomo. Sono... C'è un po' di disaccordo, molto... sì. Primo giro, San Luca, San Giovanni. San Luca, San Giovanni, San Giorgio, San Giorgio, San Paolo, San Giacomo. Ma d'altra parte non scrisce perché non siamo partiti. Ora, perché la partenza è apparsa almeno. San Giovanni. Possiamo sbagliare, ma è apparsa regolarissima. Detto questo, non siamo tecnici, quindi secondo me ci sarà San un Luca, po' di discussione. San Luca e San Giovanni. Testa. San Luca e San Giovanni. San Giovanni. Sembra una corsa dei cavalli. Che è una corsa di asini. Che si sta concludendo secondo il secondo passaggio giro. Con San Giovanni guida con San Luca. San Luca. Quindi 100 lire con Valentina Marsili e Don Pippo con Andrea Mattiolo, sembra Fabrizio che la gara Zagatti su, con per San Paolo, ora San Giovanni, San Giacomo, San Luca. San Giovanni sembra aver preso un minimo vantaggio, però ovviamente non cede San Luca che si rifà sotto. Ancora San Giovanni con gara davvero spettacolare. Ancora San Giovanni, San Luca in seconda posizione. San Giovanni. Ancora e San Giovanni. San Giovanni allora si è aggiudicata, diciamo aggiudicata perché Valentina Marsili, sì, lo staffiere, una ragazza, una donna che appunto con 100 lire si è aggiudicata l'edizione 2017 della Corsa delle Asine. E Valentina Marsili con 100 lire. Secondo me ci sono ancora un po' si di... Si aggiudica... Ecco qua l'esultanza di San Giovanni. San Giovanni che credo che sia la contrada con più vittorie per quanto riguarda la corsa delle asine. Assolutamente sì. Infatti diciamo che guida una ipotetica classifica con 12 vittorie. Allora vediamo se Alexandra riuscirà a fare dello Santo Maurelio. Però magari prima c'è la consegna, adesso vediamo un po'. Egregia maestria. La regia magari ci dirà se dobbiamo passare dello liceo artistico Dosso Dossi dello Ducato nostro, l'Asena dello Borgo dello Santo Giovanni.